Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Beatrice Bigoni e siamo alla Milano Games Week. Siamo a pochissime ore dall'inizio della primissima edizione sul web del pallone d'oro degli scarsoni di YouTube Italia. Vista l'occasione, andremo a fare delle domande a dei creator che abbiamo visto riguardo al torneo e a che cosa ne pensano dei partecipanti. Seguitemi. Siamo qui con Federico, Mirko, Dalla Gianda, Luca Campolunghi, con Nikos, Sara Esposito, Zerbi, Martina Dell'Anna, Unistar, Steve Rogers, Zacchigno, Gilbert Nana, campione del mondo in palleggio con la testa con 20.400 palleggi in 2 ore e 15 minuti, perché la gente come me non molla mai. Però sai qual è la cosa bella di te? Che sei umile. Allora, l'umiltà l'ho comprata. Siamo qui con Zio Franco. Sai che cos'è il pallone d'oro degli scarsoni? Ah, fino a poco fa no, poi è arrivata una chiamata a mio padre e ho conosciuto il pallone d'oro degli scarsoni, però vabbè, alle altre domande rispondo dopo. No. Dovrei saperlo. Sì, mi hanno anche convocato, purtroppo per impegni personali non ho potuto partecipare, mi dispiace. Anche io dovevo giocarlo, ma mi devo operare al ginocchio e non l'ho fatto più, però sono invidioso perché ho visto come è fatto il premio, quindi sono invidioso. Molto bello. È molto bello. Io essendo scarso so molto bene cos'è, me ne hanno già parlato, praticamente passa il più scarso, cioè chi perde passa. Abbiamo avuto delle informazioni vaghe, sembrerebbe che il migliore dei peggiori, cioè il peggiore diventa il migliore in questo caso, quindi viene premiato. Io pensavo di aver capito, ma persiste qualche dubbio, sono curioso di vedere come andrà a finire. Beh, insomma, vi hanno informato bene dal quartier generale? Non lo so, perché io sono troppo forte. Quindi non vorresti mai partecipare? No, non posso partecipare perché neanche di quelli bravi, perché io sono sopra Sergio Cruz e Off Samuel. Sono diventato campione del mondo in palleggi con la testa 8 mesi fa con 20.400 palleggi in 2 ore e 15 minuti. Più o meno, vuoi che te lo spieghi un attimo? L'impegno, sudore. Allora, il pallone d'oro degli scarsoni è la primissima competizione del pallone d'oro che va a mettere alla prova vari creator del web. Perché non mi avete chiamato, che io sono scarso? Stanchezza e voglia e determinazione, riesce a questo numeri. È tutto quello che manca ai concorrenti del nostro pallone d'oro degli scarsoni. Quindi il più scarso di tutti è il scarso degli scarsoni ed è quello che vincerà la coppa. La coppa che puoi vedere dietro di te è bellissima. Guarda, nella mia cartelletta. Hai già un'idea, bene o male, di chi ci sarà? Allora, sì, so un po' di nomi, la bilancia dice tanto. Io partecipo. Vuoi partecipare? Sì, così vinco. Secondo te lui potrebbe vincere? Ah no, potrebbe vincere sì, assolutamente sì. Secondo me è il è più molto probabile, tutti, è molto probabile. Niente, spero di non partecipare. Anche io spero di non partecipare. Pallone del scazzone. Già non mi va, perché voglio pallone del forte, capito? Non è scazzone, capito? Però spoileriamo un pochino anche i personaggi. Li diciamo, dai, perché tra poche ore ci sarà il torneo. Allora, ti dico, sono Tatino, il vostro caro Dexter, Ali Bise e Ibra. Non Ibrahimovic, Ibra il Maranza. Sick non c'è perché è ammalato, quindi è venuto Ibra al suo posto. L'abbiamo allenato, sì, che siamo andati ogni giorno all'All You Can Eat. Volevamo portarlo in forma. Smagliante, tondissima, smagliante. Avrebbe vinto a mani basse, Sick. Infatti, secondo me, la sua non è influenza. Ha capito che il suo livello era un po' troppo alto. Sportivamente ha deciso di non partecipare. Rubino, ovviamente tu. Il papà di Campolunghi e Leo Bonni. Che conosci tra questi? Conosco quasi tutti. Ma allora, Leo Bonni è diciamo il personaggio che conosco di più. Poi c'è anche Rubino, conosco. No, mio papà è il più forte, ve lo posso garantire. Che cosa ne pensi di loro, bene o male? Che sono tutti scarsi. Ma hanno tutti sicuramente, credo, in comune una caratteristica, quella di non saper giocare a calcio, credo. E comunque io, per tutto il rispetto che ho per tutti questi giocatori, io penso che il nome che voi avete dato è un nome giusto, capito? Pallone d'oro del scazzone. Non è che loro sono solo me. Il livello è un po' più basso, capito? Non dici che sono forte, sono questo, ma è il livello giusto, capito? È una bella, sono bei partecipanti, secondo me danno belle soddisfazioni in campo. Hai portato le scarpe da calcetto?
E queste sono da calcetto, le Jordan 4 secondo te sono da calcetto? Giocherai con delle scarpe da calcetto, immagino. Queste. Già da questo possiamo intuire tante cose. Io ho degli spoiler. Hai degli spoiler? Ho degli spoiler. Allora io, noi collaboriamo con... Sei sicuro di volerlo dire? Secondo voi, cosa ne pensate? Chi potrebbe vincere? Allora, dipende in che sport. Sì, sì. Devi essere protagonista in un modo o nell'altro, nel bene o nel male. Quindi alla fine quel che conta è distinguersi. Secondo me il più scarso di tutti, la più schifezza, potrebbe essere parte Tatino. Gli altri non li ho mai visti giocare, quindi... Ma in base, non so, magari i video che hai visto su TikTok, su YouTube, qual è proprio il creator che ti ispira più scarsitudine tra tutti? Io da piccolo sono cresciuto che c'avevo i poster in camera. C'avevo quello di Roberto Baggio, grande giocatore, penso che conoscete tutti. L'altro poster che c'avevo accanto era di Fratino, che mi sembravano molto... di Tatino, che sono molto simili tra loro. Confondo sempre Fratino e Tatino perché sono calcisticamente forti uguali. Quindi io penso che Tatino possa essere quello che ha dato qualcosa in più, eh. Sono mai d'accordo con lui, ma lo lascio parlare. Il nostro stregone di fiducia, il Dottor Strange, ha detto il nome del vincitore. Ma va là? Sì. E io oserei buttarlo lì. Posso? Vai, prova, prova. E il Dottor Strange ha detto che vincerà Rubino. Secondo me il più scarso di tutti è Bonnie, indubbiamente, indubbiamente. Sia a livello calcistico, già lo vedo che mi sembra un po' tipo tutto scordinato, un po' come me, no? E vabbè, Tatino e Rubino credo che fanno uno scatto di 15 metri e poi collassano. Come Tatino me. E Rubino non sono forti? Leo Bonnie, dico io. Per il meme, così. Ma sai che forse Leo? L'unica cosa di certo che io posso dire è che l'ultima volta che ha detto che non poteva dire qualcosa, non l'ha detta e poi è successa. Quindi se dice qualcosa non succede. Quindi, e l'ultima volta insomma non è finita benissimo. Stai infierendo su di me, cioè stai... Pensavo peggio, facendo questi nomi, dai, peggio. Vero? No, pensavo peggio nel senso... Bravini, dai, alla fine sono bravini, non si meritano. Diciamo che non merita questo nome, però Gilbert tu meriti di stare lì, perché sei stato eliminato da quello forte, sei stato eliminato no, quello forte non è stato eliminato, se l'abitino è che non è stato bravo. Sì, pensa che io posso solo essere spettatore lì e andare sì, a giocare. Sì. E poi vorrei fare una lamentela agli Avengers, sono morto e tutti avete detto riposa, riposa, cioè c'erano tutti i supereroi dell'universo, fosse uno che è venuto a salvarmi. Ero là, ci ho provato io. Che ci avete provato? Ma no, ma quando sono lì che sto soffrendo, portatemi in Wakanda, portatemi da qualche parte a salvarmi. Le salviettine profumate, lo portate. Le salviettine profumate, sì, l'igiene prima di tutto. Hai uno scudo ma porti le salviettine. Mai. Sempre, l'igiene prima di tutto. L'igiene prima di tutto. Pulengers. Pulengers. Vogliamo farti una domanda però molto seria, quindi è importante che rispondi bene, non riguarda il torneo. Quanti bambini pensi di avere in futuro? Zero. Zero? È in tema, no, non è per nulla in tema, però una domanda così in gag voleva mettere. Ma stai guardando, vuoi fare figlio con me? No, sto bene così. Beh, mi piace che è calzante con l'argomento questa domanda. Sì, c'entra. Spero due. Guarda, tre. Due maschi e una femmina. Uno? No, due. Due, esagerando. Ora come ora, zero. No, non lo so. Non so se sarò un buon padre. Già penso di essere un cattivo allenatore per Sequel. Ricordi se sarò un buon padre. Allora, io ne vorrei due. Due gemelli, un maschio e una femmina. Allora, ne avrò 45-50 sparsi per il mondo, quindi... Non dichiarati, perché la mia fortuna è una cosa inestimabile e non voglio perderla. 4-5 perché voglio proprio figli a casa. Siamo africani, sì, gli africani hanno tanti figli. E la casa è sempre calda dei figli. È quello, così. E la ragazza a chi vuoi, chi farai la vita con me, saprà di che mi donerà minimo 4-5, se Dio lo dà. Due. Due, ok, allora magari dopo lo chiederemo anche ad Alice, chissà. Risponderà due anche lei, da. Anche lei. Se, allora, se devo allenarlo come ho allenato Sequolf, che non abbiamo allenato, però li abbiamo portati all'All You Can Eat, stavo comunque, dai, un buon padre, 15 figli, dai, non voglio esagerare. Quindi un figlio a Nigiri in pratica. Ma ti senti pronto per partecipare alla sfida di tra poco? Tenendo conto che vince il più scarso, sì. Tu lo vedi pronto? Io lo vedo prontissimo. Quindi ringraziamo i nostri Avengers e vi faccio proprio l'ultimissima domanda. Ma dopo ci sarete? No, assolutamente no. Guarda, non vorrei mai mancare a una cosa di così. No. Una cosa di utilità così sociale, tu vuoi mancare?
Non credo. Vi lasciamo con il dubbio. Non credo proprio, cioè non è nelle nostre corde. Ah, comunque non lo sappiamo se ci siamo dopo. Sì, infatti, lo scopriamo anche dopo. Perché potrebbe arrivare un cattivo da un altro pianeta, dovremmo salvare il mondo e... Salverete il mondo da Rubino. Sì, salveremo il mondo da Rubino. Salveremo il Rubino del mondo, il rubinetto del mondo. Chiuderemo il Rubino del mondo. Va bene, allora io ti ringrazio. Grazie mille per questa intervista. Vuoi aggiungere qualcosa? Viva i bambini. Cioè, che hai detto così è brutto, però... Grazie, zio Franco, ti ringraziamo e non vediamo l'ora di vedere allora la tua squadra di super talenti. Non fare così con le sopracciglia che mi fai paura. Dai, allora ti ringrazio, grazie mille. Grazie a voi per avermi fatto questa intervista. Allora non vediamo l'ora di vedere il pallone d'oro degli scarzoni. Ti ringrazio, ti vedremo tra poco, ci vediamo comunque in giro. Facciamo anche un in bocca al lupo a Robby, che sicuramente andrà benissimo. Io purtroppo non sarò presente perché ho un impegno, ma manderò Alice, coach di mio papà, e sono sereno. Vi ringrazio per questa intervista e ci vediamo in giro, la migliore, sì. La migliore della mia vita, se posso dire. Mi sono sentito proprio parte integrante del progetto, quindi grazie a te. Adesso ho voglia di sushi e di Sequel, è un problema. Ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo, ti rivedremo tra poco. Tu mi raccomando, porta il cucchiaino per raccoglierlo dopo. Tranquilla. Salutiamo i nostri amici che ci stanno guardando e basta, ci vediamo dopo. A dopo. Ciao. Ci saranno, non ci saranno, boh, chi lo sa, lo scoprirete solamente guardando il pallone d'oro degli scarzoni. Comunque, grazie Luca, grazie di tutto e facciamo un grandissimo in bocca al lupo al tuo papà, al mio 3, 2, 1. In bocca al lupo papà. Un abbraccio a tutti, ci vediamo l'anno prossimo, lo dico già a chi parteciperà ai futuri concorrenti che sarà mio il trofeo. Nel frattempo è arrivato Leo Bonni, vieni Leo, ciao! Hai l'occasione di fare un'intervista con uno dei partecipanti del pallone d'oro degli scarzoni. Mamma mia, vecchio! Oh, degli scarzoni, eh! È un trofeo che bisogna portare proprio con orgoglio, capito? Non portare a casa con orgoglio, cioè io se vincessi il trofeo degli scarzoni non sarei molto contento. Ma perché tu non prendi la vita con filosofia, capito? Va bene. Va bene. Ci sta. Ringraziamo quindi Nicolas per questa intervista, Leo Bonni che lo vedrete tra poco giocare, e a questo punto direi che ci potremo vedere il prossimo anno, magari chissà, tu e Leo Bonni vi sfiderete in una gara. Ho sentito quali sono le regole per partecipare, spero di non esserci il prossimo anno a questo punto, però... Dai, va bene, allora vi ringrazio. Grazie a voi. Non vedo l'ora di vedervi tra poco tra il pubblico del pallone d'oro degli scarzoni. Grazie, grazie. E diciamo hashtag scarzoni insieme al mio 3. Tre hashtag scarzoni. Quindi 3, 2, 1, hashtag scarzoni. Perché la gente come noi non molla mai. Siamo qui con l'ideatore del torneo del pallone d'oro degli scarzoni, nonché proprietario del canale Off Samuel. Eccomi qua Bea, ciao Bea, piacere. Cosa ne pensi del torneo che hai messo su? Allora, penso che sarà un bellissimo torneo e ci sarà soprattutto tanto tanto da divertirci, perché lo scopo sarà proprio quello. Ma perché il pallone d'oro degli scarzoni? Come ti è venuta questa idea? Ma il pallone d'oro degli scarzoni è venuta come idea perché, avendo vinto appunto 2 volte il pallone d'oro di YouTube Italia, ho avuto la possibilità, assieme appunto ai Pirla SV, di andare a creare un pallone d'oro differente dagli altri palloni d'oro. E pensando a un torneo che magari non si era mai fatto appunto sul web, ho pensato, ma invece di andare a prendere i più forti del web, perché non andare a selezionare i più scarsi e decidere una volta per tutte chi è il più scarso degli scarsi? Ti giuro, io non vedo l'ora, mi fa già ridere solo il nome. Anche a me, Bea. E sarai la presentatrice? Assolutamente sì, infatti sarà un'esperienza grandissima, ti ringrazio già per avermi chiamata. È la prima volta che conduco un video su YouTube, quindi anche voi siate clementi. Però volevo chiederti l'ultima cosa, perché abbiamo uno sfondo. Sì. Che cos'è raffigurato sul nostro sfondo? Allora, lo sfondo è praticamente una cacca, cioè una testa di me, scusate, una testa di cacca, con su scritto prima edizione del pallone d'oro degli scarzoni, quindi... Come potete vedere siamo attrezzati. Ragazzi, il budget era questo e purtroppo nelle prossime edizioni ci organizzeremo meglio. Voi guardate il video perché alle prossime edizioni faremo delle cose spettacolari. Eh sì, mi raccomando, non perdetevi la primissima edizione Pallone d'Oro. Invito tutti quanti a guardarla, a seguirla. Questo ovviamente è un'anteprima.
io farò quello che posso perché sono messo così attualmente e quindi faccio un po' di fatica a stare anche in piedi, però sono sicuro che andrà alla grande, quindi vi aspettiamo tutti la prima edizione del Pallone d'Oro. Allora, l'ultima domanda che ho chiesto a tutti, mi sono dimenticata di chiedere a te ovviamente, quanti bambini pensi di avere in futuro? Quanti bambini? E tre. Perché tre? Tre perché uno su tre potrebbe diventare un calciatore o ricco, quindi... Quindi ragazzi, qui dalla Games Week vi salutiamo, vi raccomandiamo di guardare i prossimi video che usciranno sul torneo, e da Beatrice Bigoni e... Off Samuel è tutto, mi raccomando ragazzi, ci vediamo per la primissima edizione del Pallone d'Oro su YouTube, sempre qui sul mio canale. Let's go! E qui dalla Games Week è tutto, vi ringraziamo per aver visto il video, ci rivedremo nei prossimi giorni con la prima edizione del Pallone d'Oro degli Scarsoni. Ciao!